Vai. Cari amici, il manifesto che voi avete visto e che è stato pubblicato sull'ultimo numero della prestigiosa rivista politica Diorama, questo, è indicativo del livore con cui il mondo anglosassone ha sempre trattato i suoi nemici. Eccolo qua, ripeto, guardatelo e pensate che tutto quello che si dice oggi sul passato, ad esempio dell'Italia, quando l'Italia era nemica dell'Inghilterra, è tutto inventato. E qui c'è una frase che vi voglio leggere, così come hanno inventato questo. A proposito di Livore, c'è da registrare il livore della Schlein. Ah, quella è, si vede dalla faccia. E soprattutto del livore della Joanna, quella che fa mezz'ora a Rai 3 la domenica. Ah, quella, la domenica andando alla messa. Sì, quella abbiamo capito, biondastra, sì, con i capelli che sembrano spazzole per i cani. Sì, e questi sai che cosa qua? Si crogiolano nel loro livore. No, ha detto cazzo in televisione. Cazzica, cazzica. Gli è uscito che cazzo. E stava litigando con qualcuno del governo e gli è uscito ma che cazzo. Ha non dovuto chiedere scusa a tutta la dirigenza Rai, alla politica, bene. Con le mutande per terra. Lei, a lei piacerebbe comunque. Assicuro. Come si chiama? Giovanna? Giovanna quella, la pazza. Quella, sì, quella che faceva le interviste dall'America, faceva l'inviata. Ah, quella poi, quella. Ha capito, quella scema. Quella da... Quella poverina che ha dei problemi seri di esistenza proprio. Sì. Vabbè, allora, non è che stiamo col governo, no. Ricordiamocelo bene. Allora. Però era, il governo difendeva la tesi dei LPQR, là come cazzo si chiamano, LGBT, cioè difendeva gli interessi dei normali contro gli LGBT. Beh, a questo punto siamo d'accordo con lui. Siamo assolutamente d'accordo con lui. No, ma anche... E lei cercava di difendere le ragioni, ma dove andarla a trovare lo sa solo lei, per giustificare l'LGBT e quindi anche il cambiamento di sesso, tutte le varie storie. Che... Allora, noi siamo arrivati al punto in cui si deve difendere la più banale normalità nei confronti di un'aggressione, che è un'aggressione che arriva fino in fondo, non è soltanto ideologica, ma anche sul corpo e sul fisico. Degli, ma subito, tu immagina questi bambini, adolescenti, 12, 13, 14 anni, che si vedono bombardati da queste omosessualità manifeste o non manifeste, ma guarda le pubblicità, oramai quasi tutte le pubblicità hanno un transgender, un omosessuale maschile o femminile. E c'è un obbligo, sicuramente sono obbligati a immettere queste persone. È una cosa allucinante. Cioè io, onestamente, nel momento in cui dovesse capitarmi sotto mano un figlio di puttana del genere, io lo sdereno, ci posso scommettere quello, cioè le mie ultime energie fisiche le uso per sderenarlo. È bravo. Almeno uno. Bravo. È come noi due e tanti altri italiani. Allora, qui c'ho l'articolo di fondo di questa rivista che mi è arrivata questa mattina, che porta l'esempio di una cosa importante che noi dobbiamo dire ai nostri amici. Il titolo dell'articolo è Camere dell'eco. Gli studiosi dei processi comunicativi, in omaggio alla ormai consolidata tradizione anglosassone, le chiamano echo chambers, un'espressione traducibile come camere dell'eco o casse di risonanza. O meglio ancora, camere del rimbombo. Del rimbombo. è più esemplificativa, perché però, quelle cose che vengono evocate rimbombono nella testa dei coglioni. Esatto, hai rubato l'altro. Il fatto che sicuramente lui non ha utilizzato questa parola perché è poco comprensibile alla media degli italiani. Di esse il vocabolario Treccani offre una definizione tanto sintetica quanto efficace. Nella società contemporanea dei mezzi di comunicazione di massa, caratterizzata da forte interattività,
sono situazioni in cui informazioni, idee o credenze più o meno veritiere, vengono amplificate da una ripetitiva trasmissione e ritrasmissione all'interno di un ambito omogeneo e chiuso in cui visioni e interpretazioni divergenti finiscono per non trovare più considerazione. Ora, questo è un concetto molto importante, però noi lo dobbiamo affrontare, perché dobbiamo dire sì, è vero, ma nell'Italia di oggi non è più l'Italia del 1800, dove quello che diceva il Papa era accettato passivamente dal 99,9% degli italiani. No, adesso il Papa ha detto: chi sono io per giustificare o condannare? Cazzo, stai lì apposta, sono 1600 anni che stai lì a rompere i coglioni, a predicare e a beneficiare e quant'altro, e poi adesso tu dici chi sono io. Allora noi gli rispondiamo: su, se c'ero io, noi non sappiamo chi sei tu, tu sei un gesuita e un testa di cazzo. Vabbè. Allora, ho scoperto una cosa incredibile. Che la radice del mio cognome, sì, cioè Farnia, sì, e infatti ci sono dei ricercatori di Farnesi, no, come si dice, di araldica, sì, che dicono che Ferniani deriva da Farnia, cioè sì, quella specie particolare di quercia, in particolare che si, sì, ritrova, da Farnia, oh, ma che si ritrova nella zona del Frignano da cui, sì, deriva il mio cognome. Sì. E quindi il cognome non si sa bene se deriva dalla zona della valle del Frignano o si deriva da Farnia, e ho scoperto una cosa incredibile, che è la stessa radice da cui nasce il termine del cognome Farnese. Certo. E quindi mi viene il sospetto che, con molta umiltà, che abbiamo, ma no, detto, nessuna umiltà, cioè, è la realtà, no, ma potrebbe esserci non solo un'assonanza, diciamo, linguistica con i Farnese, ma magari anche una diciamo linea di discendenza anche originariamente simile. Ma è fuori discussione. Perché veniamo entrambi da quella zona lì, entrambi col cognome così, è strano. Ma è fuori discussione. Ti dirò di più, tu mi hai dato la spunto per parlare dei cavalieri, o per meglio dei capitani di Ventura Romagnoli, Emiliano Romagnoli, certo, di cui abbiamo, anche Orsino. Abbiamo fatto una piccola chiacchierata prima, certo, ma certo, ci sono bellissimi esempi che dimostrano come certe derivazioni, denominazioni, siano perfettamente compatibili con la realtà Ranuccio dell'Italia di oggi. Farnese, per esempio, era un capitano di Ventura. Tutti. L'ultimo personaggio veramente interessante, ne leggeremo la biografia, perché l'ho trovata cercando nella mia biblioteca, ho trovato questa biografia di Dionigi Dinaldo da Brisighella. Mai sentito. È un libro scritto da un noto divulgatore romagnolo. Brisighella è uno di quei paesi citati dal grande... Cazzo, Brisighella! Il grande scrittore del dopoguerra, come si chiama, a proposito di Don Camillo... No, Brisighella no. Era citato anche Brisighella. No, perché... No, attenzione, no? Chiariamo bene. No, Guareschi era Guareschi, della Bassa, ecco, Padana. Sì. Non aveva niente a che vedere con la Romagna. Del tutto casualmente, però acquistò in una villa scena, parla di Brisighella, sì. Del tutto casualmente acquistò una villa che era in vendita e che era di fronte alla mia, per cui io l'estate mi incontravo sempre con lui. Allora, ricordi che te l'avevo fatto vedere? Ah, è vero, c'hai ragione, è vero. Quindi Guareschi veniva dalla Bassa. Interessante questa biografia di questo Dionigi Dinaldo, perché viene da quella Brisighella che è la patria del catto comunismo. Certo. Infatti, da Brisighella viene uno dei... Ma era uno dei capitani di Ventura, probabilmente del Papa. Lui. No. Quindi era Ghibellino. No. Sì, è finito come comandante dell'artiglieria, niente un po' di meno che di Venezia. Ah, penso che... Ha fatto una biografia bellissima. Beh, l'artiglieria di Venezia era ottima artiglieria. E la comandava lui.
ha finito così, ma ha avuto una vita avventurosissima ed è morto di stanchezza, per la stanchezza di avere combattuto per tutta la sua esistenza. Ricordo che ricordo che Brisighella è stata la patria di quel cardinale che ha dato vita ed ha sostenuto quella villa Nazareth, dalla quale è schizzato fuori il signor avvocato degli italiani, non dico italiani, avvocato dei preti, non degli italiani. E continua a romper cazzo ancora adesso. Come no? È ovvio. Quindi è bene che i nostri amici lo sappiano. L'avvocato degli italiani, che è l'avvocato dei preti, Conte, è una creatura di Villa Nazareth. Va bene? Ok. Allora, c'è una cosa però che voglio leggervi per sé, e lo ritiro fuori da questa bellissima composizione. Per dare un quadro generale della situazione italiana di oggi. C'è l'ultimo capitolo che appunto è una descrizione di un'Italia che è quella che vediamo noi quando parliamo di decadenza, che a me piace molto, e questa parte dal commento di un discorso di inizio anno di un noto Presidente della Repubblica ultra cattolico, oltre a essere sanguinario, l'ho detto più di una volta, fece fucilare un prefetto della Repubblica Sociale Italiana sapendolo innocente e lo accompagnò al plotone di esecuzione chiedendogli scusa, ma era comunque protetto dalla Madonna. No, ma non solo lui, ne ha ammazzati altri sette. No, quando fece fuori quelli della polizia, quando condannò quelli della polizia. No, ma diciamolo chi è. Il Presidente della Repubblica ultramadonnaro, perché era fedele della Madonna. E lo so. Ma leggiamo prima questo, perché sennò, capito... E qui lui, l'autore di questo libro, si riferisce appunto a un discorso di fine anno di questo Oscar Luigi Scalfaro. Chi non ricorda nel discorso della fine del 93 la politica e più volte ripetuta locuzione «la patria risorgerà»? Che vuol dire? La patria sua, certo. Che è la patria dove regna la Madonna, certo. La quale rischiò impietosamente gli ultimi catarri dalle logore corde vocali dello zio, era chiamato zio. Ti interrompo un attimo, sì. Io mi domando come fa una persona intelligente a credere delle cazzate stratificate a migliaia una sull'altra che in un mondo concreto, reale, non potrebbero esistere. Come la Madonna, no, che è assunta in cielo, poi assunta, no, ma ha avuto il coraggio, assunta in cielo solo nel 1950, sì. Perché fino a quel momento lì non era assunta da nessuno. Cioè come si fa a accettare, sì, passivamente... Non è il 1950, attenzione. Sì, sì. Le hanno fatto l'anno santo proprio in funzione della mitificazione, è vero, della Madonna, rendendola pura, sì, innocente, vergine, sì, eccetera, che era ovviamente assunta in cielo, sì, la personificazione della dea Iside. Venere, Iside e Venere, certo. Quindi è un ritorno in maniera molto chiara nella... Allora, la patria risorgerà, dice l'ultraclericale zio Oscar Luigi, la quale raschiò, figlio di puttana con i botti e controbotti, sì, la quale raschiò impietosamente gli ultimi catarri dalle logore corde vocali dello zio, costipato e commosso, mentre in milioni di famiglie questa frase, impietosamente colta al volo, fu subito scivolottata dalle torme di vandali
in trasumanza davanti alla scatola parlante. Forte questo, ma chi è? Chi è questo? Questo è un grande, Giorgio Marchetti. Ah, ma non è che questo lo conosco. Troppo bello lo scrive. Questo... Transumante. Impietosamente... Una parola che dice tutto. Sì. Impietosamente colta al volo, fu subito scimmiottata dalle torme di vandali in transumanza davanti alla scatola parlante. Vanda, vieni a sentire, ha detto che la patria risorgerà. E giù risate. Ma ciò che conta, o aspiranti gentiluomini, è proprio la ferma convinzione del tapino zio, tutto solo al Quirinale con la Mariannina, che gli prepara spartanamente il semolino, il brodo e un po' di cappone lesso con le patate masse. Con le patate masse, scusate. Si capisce che questa sua convinzione gli proviene proprio dall'alto, dalla fede in una bella, indomita Italia che non dorme, non si arrende, né si avvolge nella tragica spirale della corruzione, della mafia, dei delitti, delle violenze. La conosciamo bene, così come rapidamente l'abbiamo passata in rassegna in queste pagine. È un'Italia serena ed ecologica, che vediamo tutti i giorni in quelle famiglie festose che traversano di corsa dorati campi di grano nella luce di incantate mattine primaverili, tutta allegra e cuori giovani. Oggi fa proprio caldo. Ingegno e probità, impegno sociale, carità e amore verso il prossimo e gli animali. Guardate e riguardate, nel sereno arcano della magica sfera televisiva, ora spunta una graziosa bambina bionda che raccoglie un gattino sperduto sotto la pioggia. Ora un padre agile e scattante che capitombola sui prati con i propri ragazzi. Ora un giovanetto dallo sguardo generoso e gagliardo che aiuta un disabile a fare i compiti di scuola. Ora una graziosa massaia che davanti a un bucato chilometrico ascolta i pregevoli consigli della canuta suave e suocera. Si vede bene questo. Caso. E poi gente di colore che sorride a virginali margarine imbanditegli da vispissime famigliole. Ilari anziani che giocano ad attaccarsi vicendevolmente le dentiere con potentissimi mastici. Patatine complici che fanno croc per la gioia dei burberi capifamiglia. Sofficini sogghignanti che ammaliano gli adolescenti e li tengono a casa per la consolazione delle mamme. Cambiate, cambiate pure canale, ovunque tripudio, giubilo e benessere. E allora, dice lo zio, tutta questa brava gente, pulita, sana, onesta, laboriosa, sarà pure da qualche parte, no? Aspetta un attimo. Allora, per fare il paragone del nostro tempo, che sicuramente già questo è di una decina, 15 anni fa. Sì. In 10-15 anni siamo arrivati al punto che si vedono le mestruazioni delle donne in televisione. Certamente. In faccia proprio. Chiamiamole mestolazioni. Cioè, ci dobbiamo sorbire guardando la televisione pure a ste porcherie, ma senza nessuna moralità. Sì, semplicemente certo. Una questione di schifo di sempre voluto, sempre programmato. Tangibile, cioè in ogni proprio caso, concreto. Perché è mai possibile che per fare la pubblicità hanno fatto per 50 anni, 60 anni la pubblicità ai. Come si chiamano? Ai pannolini. Hanno fatto la pubblicità ai pannolini, hanno sempre venduti tranquillamente senza nessun problema. Adesso ci sono tre case diverse che fanno la pubblicità in cui fanno vedere le mestruazioni dentro ai pannolini, che onestamente insomma fa anche un po' schifo. Esattamente, no? Devono abituare la massa, soprattutto i bambini, allo schifo. Cioè questo è il livello ancora più degradante in cui siamo caduti rispetto a quello che scriveva l'autore qua 15 anni fa. Esattamente. Quel popolo di Dio adunato in fervide folle, che nei telegiornali si vede ad ogni piè sospinto, corre incontro alla sua presidenziale berlina nera,
sempre attorniata da scolaresche, festanti e alpini in congedo, trepide suorine e militi della Protezione Civile, pluridecorati della Resistenza e volontari della tutela dei boschi. Senti, dov'è? Ma i pluridecorati della Resistenza esistono ancora? Ce ne sarà qualcuno ancora? No, sì, ma li fanno lì con lo stampino. Gli eredi. Sì, con lo stampino. In culo, risponderà lo scettico e disincantato lettore, aspirante gentiluomo di questa società che, aborrendo le fette biscottate, non potrà più abitare nel mulino bianco, schifando il tonno sott'olio, non godrà mai di amene solatie spiagge rosate, vomitando sui fagottini di spinaci e ricotta, non conoscerà mai le gioie di una famiglia unita e dolce sorridente, non usando la carezzevole carta igienica multistrati, prenderà biecamente a calci il cane che gliela srotola, non conseguendo orgasmi dal volontariato militante, spererà inoperosamente le ore in sterili coiti mercenari o nella pratica pervicace della manus turbazione. Ma non bisogna disperare. A forza di sentircelo ripetere, un giorno crederemo anche noi nel grande Würstel che toglie i peccati dal mondo, nel divino detersivo che redime anche i capi colorati, nella pietosissima maionese che rende più buone tutte le pietanze, e ci addormenteremo serenamente come lo zio Oscar sognando la Befana, e la patria trionferà. Risorgerà. E questo mi sembra un quadro abbastanza obiettivo, dissacrante, della realtà democristiana che ci ha portato da allora qui. Ma il buonismo esatto. fatto sistema politico, ecco. Prassi mentale. E questo è quello che ci ha portato praticamente nella situazione attuale. La quale situazione attuale? Io voglio far vedere un altro libro, perché è bene che i nostri amici lo sappiano. Questo è uno dei libri più importanti che siano stati scritti in Italia. Libro cuore? Il libro cuore di De Santis? L'epoca del libro cuore. Immaginavo. Ma tutto era fuorché libro cuore, dai. Questo è... Auriani, La lotta politica in Italia. La lotta politica in Italia è un'opera colossale, fatta da un genio romagnolo, appunto Alfredo Auriani. Che cosa va detto in merito? Poi io leggerò una cosa. Scusa, importante. Barnaba Auriani è parente? Chi? Barnaba Auriani. No, lui ha avuto un figlio, un solo figlio, che poi non so che cosa abbia, non credo che abbia avuto un erede. Insomma, non mi risulta, lo saprei. Che dice Auriani? Allora, devo leggere una cosa importante, perché è bene che si sappia. Prima dobbiamo dire che cosa è successo a Auriani. Auriani è stato uno dei più grandi scrittori italiani di tutti i tempi. Casualmente era romagnolo, casualmente era ravennata. Fu compagno di scuola di Pellegrino Matteucci, il primo italiano che fece la traversata in solitaria del deserto del Sahara. Ovviamente non ne parla nessuno, tutti conoscono Gordon Pasha e altri. Ma dove era? Stalli, sì, anglosassoni. Dove era? Del Sahara? Sì. Pellegrino, sono un gruppo di... Il Sahara marocchino, Sahara algerino, Sahara libico... Il Sahara, proprio il Sahara, del Sahara tunisino, no? Tutto quello che porta fino al mare. Lui arrivò alla costa... Da Abidjan, forse. Lui arrivò alla costa, fu
salvato e portato a Londra dove morì, perché era completamente, ma è lo stesso destino di un altro grande ravennate, Romolo Gessi. Anche lui è stato 7 anni, l'ha già fatto sapere altre volte, 7 anni in Africa, ha fatto, ne parleremo perché dimostreremo che la figura emblematica del trafficante di schiavi non è mai morta, e lui li pigliava e li fucilava. Guarda qui, quelli che chiamano immigrati clandestini sono schiavi, certo. Sono schiavi comprati prima, sì, che loro li traghettano, sì, perché servono ad alimentare il bene, no, il buonismo, certo, no? Da una parte il buonismo, dall'altra l'ipocrisia della mafia, delle cooperative che russe, devono mangiare, sopravvive, e quindi gli portano la materia prima, esattamente, anche se non fanno un cazzo, stanno lì e devono essere assistiti, esattamente, è una chiarezza estrema. Solo che dire la verità in Italia è peccato, perché nessuno ci crede, siamo sopraffatti dal buonismo della Schlein e delle sue seguaci, le quali ovviamente fanno il gioco dei trafficanti di schiavi. Lo diciamo e lo ripetiamo, l'abbiamo già detto tante volte, abbiamo anche denunciato il ministro, sì, che e anche la giudice che aveva già denunciato il ministro Salvini, sì, quando era ministro, 3-4 anni fa, sì, e abbiamo dimostrato che era la giudice che era colpevole di omissione d'atti d'ufficio e anche, come si dice, quando aiuti il delinquente, come si dice? Complicità. Di complicità, ma no, anche c'è un termine, ma adesso non mi viene la parola, vabbè. Ci sono due reati molto simili che partono dallo stesso principio, cioè tu quando dai aiuto a un delinquente non solo sei complice, ma sei anche quello che aiuta il delinquente. Adesso la parola esatta non mi viene, il termine esatto non mi viene in mente nemmeno a me. E allora in quell'occasione lì ho dimostrato che in base al codice marittimo e in base alle leggi italiane quelli andavano arrestati per pirateria, esatto, come tutti gli altri adesso. Quelli sono pirati, quelli vanno presi e fucilati e buttati a mare mentre sono ancora in acqua, quando arrivano in acque nazionali te butto giù con un bel peso al collo. Quando ci fanno piangere per i poveri migranti che muoiono, non sanno nemmeno i piagnoni qual è la logica della tratta degli schiavi, dove questi poveri schiavi, soprattutto nel 1860, dal 60 all'80, prima della guerra civile americana, sì. Sì, morivano tutti nel deserto, li facevano attraversare il deserto, soprattutto erano giovani, giovinette, eccetera, e morivano di fame e di sete, perché nessuno gli dava da mangiare, gli davano solo delle legnate, quindi la percentuale di morti è costante. Da Dakar fino alle coste del Mediterraneo. Esattamente. Ecco. E Romolo Gessi, che è stato al servizio di Gordon Pasha, e quando li pigliava li fucilava. E veniamo di nuovo da noi, perché c'è un concetto molto importante. La giudice, di cui adesso non ricordo, sì, il nome, è meglio non l'abbiamo ricordarlo. Denunciata ufficialmente, abbiamo fatto una denuncia querela contro il ministro, per alcuni versi, e contro il giudice che non aveva applicato il codice internazionale e il diritto marittimo italiano. Immagino, se questi conoscono il diritto, uno dei grandi conoscitori del diritto navale è stato, niente un po' di meno, Giacinto Auriti. Esatto, il quale era docente, era... Esatto, dell'Università di Teramo. Sì, il quale... ma anche di Napoli, mi pare, a Napoli no, non prima. Mi pare. Sì, non prima mi pare di Napoli e poi Teramo. Non so. Il quale, proprio studiando il diritto navale, aveva capito il significato della moneta e aveva proposto la sua riforma. Veniamo di nuovo a noi, perché è importante quello che... No, di che era anche tuo maestro, tuo... hai seguito alcune lezioni sue, mi sembra ricordare, no? No, lezioni no, perché le lezioni le teneva a Teramo. Io lo incontravo qui a Roma, facevamo dei convegni ecco, a Roma. Allora, torniamo a noi.
E torniamo a noi, perché prima di tutto dobbiamo dire quali sono le vicende di questa lotta politica in Italia. Quando fu pubblicato quest'opera, che costò una grande fatica, noi possiamo dire che Alfredo Uriamini ne è morto dalla fatica che ha fatto per scrivere tutto solo questo libro. Quando fu pubblicato, Alfredo Uriani venne a Roma. Tra l'altro lui aveva studiato all'Università di Roma, aveva studiato legge all'Università di Roma. Abbiamo fatto un video una volta sotto la sua strada al colle, davanti alla Domus Aurea. Davanti alla Domus Aurea, sul colle Oppio. E abbiamo fatto un video su questo argomento, mettendolo alcuni... Quando lui venne a Roma, convinto che questo libro avrebbe suscitato interesse nelle librerie, sarebbe stato esposto, avrebbe provocato dei convegni. Come tutti i libri che parlano di qualcosa di serio. Sì, sì. Zero. Molto immodestamente anche dai miei. Zero, assolutamente zero. Chi è Uriani? Chi l'ha mai conosciuto? E adesso andiamo a leggere una cosa importante che ci fa dire, che noi ci troviamo oggi, perché molti dei nostri amici si chiedono, ma in quale momento ci troviamo della storia d'Italia? Alla luce di quello che scrive Uriani, noi rispondiamo subito che noi ci troviamo nell'epoca della restaurazione. Ah, sicuro. Della piena restaurazione. Perché torniamo indietro di 300-400 anni nel giro di 10-15 anni. Non è la restaurazione post-napoleonica, è quella ancora feudale, è diverso. E comunque sia, ed è interessante questo concetto, perché sennò, se noi non comprendiamo i veri aspetti di questa restaurazione, non riusciamo a concentrarci sulla realtà dell'Italia di oggi e soprattutto su quello che si deve fare. Se no si tratta a vanvera, abbiamo a che fare con amici... Guarda, io anche proprio poco fa, quando sei arrivato, stavo al telefono con Pietro, sì, e facevamo una riflessione su quello che è la gente, anche della nostra fazione, della nostra sponda, diciamo in maniera ampia, agisce e pensa secondo gli schemi mentali adottati dal potere. Non riesce a pensare diversamente, quindi a proporre dei modelli comportamentali autonomi. È sempre stato. E quindi le restaurazioni avvengono anche nella partecipazione attiva dei succubi che ne subiscono le conseguenze. Esattamente. Ma questa è sempre stata la logica del potere. Per cui noi possiamo dire tranquillamente che, conoscendo la dinamica del potere, riusciamo a capire perché o per come ci sono i ribelli e com'è possibile ribellarsi. Se non si centra il problema, qualsiasi ribellione è chiacchiera pura, che viene lasciata fare. È quello che stavo dicendo appunto, in particolare ad uno dei capi della cosiddetta opposizione internetiana, diciamo così, e che appunto cercava di perorare questa motivazione in maniera conforme al regime, secondo la volontà del regime, anche se apparentemente vorrebbero contestare il regime. Ma certo, perché una quota di opposizione, l'importante è che non sia attiva, che non penetri in quelle camere di cui ho letto in precedenza, va benissimo, tanto garantisce l'idea della libertà di parola, sì, ma se la libertà di parola non è legata a un voto, a un movimento sociale o qualcosa di consistente, è nullo. Allora, i 100 giorni, perché parte tutto da qui, ricordatevelo, parte tutto da qui, dai 100 giorni. 100 giorni di Napoleone? Certo. Ah, ok. In quell'istante medesimo Napoleone, fuggito dall'isola d'Elba, approdava in Provenza. Oh, va ricordato. È sbarcato vicino a Marsiglia, mi sembra, che parte di Marsiglia. Ah, che,
era scappato su un barcone, non su una nave. Certo, era un barcone. È perché c'erano le navi inglesi, e se voleva svicolare, lo stesso Garibaldi, quando scappava da Caprera. Da Caprera, scappava nascosto su una barchetta, sì. Se no lo fermavano, sì, prima. Sì, 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 questo è successo soprattutto nel 1867, certo. Che noi abbiamo più volte certo. Ricordato. Intendiamoci, Napoleone doveva sbarcare da un'altra parte, poi non si sa com'è, il destino l'ha portato a sbarcare in Francia, lì ottenne un successo imprevisto e lì fu la sua rovina, perché lui andò... Invece di scappare e trovare la soluzione per sé, ha cercato di recuperare da dove era finito. E poi sappiamo tutto, sappiamo anche che Napoleone è stato... Ma lui era stato già abbandonato da tutti, quindi... No, mica no, tanto, perché con tutto il consenso che ha avuto... Waterloo! La battaglia di Waterloo è stata una delle più grandi battaglie della storia. Lo so. Ecco, per la partecipazione. Ha perso per il tradimento... Non è il tradimento, Del re di Norvegia, come no, si chiama? No, ha perso... Bernadotte. Bernadotte, lo sappiamo. Sappiamo perfettamente tutto. Ci hanno fatto anche un film molto bello. No, ma lui era un personaggio valido. A tutto pieno, a tutto tondo proprio. Personaggio veramente notevole. Ha perso perché hanno vinto i tedeschi, ricordiamocelo sempre. I quali tedeschi non Wellington, opportuno... Non Wellington, i tedeschi, ricordiamo. Esatto, perché sennò Wellington il botte l'aveva già preso. Sì. Sono stati i tedeschi i quali in quella... maniera, io ho un libro sulla battaglia di Waterloo, ce l'abbiamo anche io. Un libro, un tomo della dimensione. Certo, è stata studiata a fondo. Proprio la, c'ho la cartina della battaglia, della, cioè, delle varie... È stato Blücher, sì. Ma lì praticamente si è dimostrato la dipendenza della Germania dalle strategie inglesi certo. Fino al 1942. Ricordiamo non a caso sempre. Era stato inviato l'emissario che si è paracadutato in Inghilterra, esatto. E poi dopo l'hanno messo in galera per 90 e l'hanno anni. Massato, così impara a rompere i coglioni. Andiamo avanti. In quell'istante medesimo, dicevo appunto... No, ma il bello è, uno si dovrebbe domandare, ma perché cazzo continuano a tenere in galera uno che oramai è vecchio, rimbambito, non può più fare... danni di anni, e invece no, lo tenevano in galera perché erano inglesi, certo. Oltretutto, altri difetti cui, era pure inglese. Il giorno erano pure in inglese. Cui doveva uscire dalla galera, l'hanno dalla suicidato. Prigione di Spandau, l'hanno suicidato, l'hanno preso e impiccato. Così dice, ma lui, a lui non l'hanno impiccato, no, l'hanno impiccato. Vabbè. Postumo, hanno impiccato 50 anni dopo, ma sempre impiccato l'anno. È sempre impiccato, il destino di coloro che tradiscono una linea politica. E ricordiamocelo sempre, questi sono i punti essenziali. Non importa quale linea politica, sì. Di quale fronte, ma una linea politica, le regole della regia, diciamo così. Ecco. Andate a vedere la storia di tutte le persone che hanno impiccato, ne hanno impiccate a centinaia, ricordiamoci. In quell'istante medesimo Napoleone, fuggito dall'isola d'Elba, approdava in Provenza. No, Napoleone era partito per approdare in Piemonte e poi, chissà per quale ragione, decise di approdare in Provenza. Se... E lì fu fregato. I marosi, il mare grosso, vai, non, capito? Non lo sappiamo. E lì fu fregato, perché se Napoleone avesse preso in Piemonte la guida... della rivoluzione italiana al posto dei Savoia, noi avremmo vinto con grande anticipo, perché sarebbe approdato in quella che era il Regno d'Italia, quel nucleo centrale dell'unità italiana che è la Padania, ricordiamocelo sempre. Il vessillo tricolore ridesta l'entusiasmo, le aquile napoleoniche... Vabbè, un ritardo di una quindicina d'anni però... Le aquile napoleoniche volano di campanile in campanile, i borboni fuggono salvi tra il disprezzo del popolo che sdegna colpirli e la viltà dell'aristocrazia che non osa difenderli. L'imperatore entra trionfante a Parigi,
vi concedo una carta ibrida mescolanza di idee imperiali e democratiche e sembra atteggiarsi a sovrano costituzionale, ma la sua natura e lo scopo inconscio del suo ritorno non mirano a questo. È necessario trattare di effimera la ristorazione borbonica per riconfermare nei popoli la fede alle idee della rivoluzione e alla grandezza della Francia, con un ultimo miracolo contro tutta l'Europa. Borboni, aristocratici, preti, stranieri, tutti allibiscono. I re disputanti a Vienna si concordano nella paura e suprema confessione di impotenza dichiarano Napoleone fuori dall'umanità. Hai visto che hanno... La stessa cosa ha detto Putin. Quando l'ho sentito, tre cose ho detto, sono arrivati al barile, sì, al fondo del barile, sì, non sanno più come cazzo salvarsi. Sì. È questa la fase terminale di tutte le rivoluzioni, diciamo, sotterranee, esatto, che fino adesso è sotterranea, ma loro sanno benissimo che sta emergendo, sì, e stanno cercando di obnubilare la gente con queste notizie di mistificazione. Sì, diciamo, queste notizie che arrivano tramite i media, no? Poi tra l'altro c'è stata subito la risposta, risulta che quel magistrato che ha emesso la condanna... Marco De Conte, la cosa, Carla Del Ponte, anche c'è l'italiana Carla Del Ponte, quella che è uscita fuori una ventina d'anni fa, non mi ricordo perché... Vabbè, c'è stato un magistrato, adesso io non te lo posso dire bene, che invece era già stato condannato per pedofilia. Certo, so. Quello che ha condannato Putin è un pedofilo. No, ma aspetta, c'è di più. I capi dello Stato, per legge internazionale della diplomazia, non possono essere condannati da un, sì, tribunale, lo so, che loro in qualche modo possono difendersi. Sì. Lui è stato condannato in contumacia. Sì, sì, cioè, certo. Oltre ad altre, quindi il capo dello Stato, i capi dello Stato, come anche come si chiamava quel poveraccio? Milosevic, mi pare. Che è stato processato, è morto di infarto durante Milosevic. Non mi viene in mente adesso. Milosevic. Milosevic. Quindi il capo dello Stato, qualunque capo dello Stato, non può essere condannato in contumacia. Tant'è vero che in generale, ma meno che mai in contumacia. C'è stato un ricorso contro l'assassinio di Mussolini, no, che era detto capo dello Stato. Il presidente, il vicepresidente, come si chiama? Vidinev. Quello russo, vabbè, insomma, quello che era presidente della, sì, Repubblica Russa fino a poco tempo, sì, fa, e adesso fa il vice di Putin, sì, ha detto: state attenti che potrebbe scapparci un missile ipersonico e magari vi ritrovate senza in Belgio, senza la NATO, il solito Belgio, sì, senza il Tribunale Internazionale Belga. Mettendo 2 milioni sulla sua testa, guarda un po' che coincidenza, ma noi siamo noi, siamo gli unici che scrivono queste cose. Così alla nuova sfida rivoluzionaria essi rispondono... Ma 2 milioni di che? 2 milioni di che? Di fiorini? 2 milioni... Di sterline? Di che? Qui c'è scritto 2 milioni, che cosa vuoi che siano? Che qual era la moneta sterline corrente durante dollari, il convegno dei Noco? No, no, dollari no. Durante il convegno? Direi che dovrebbe essere fiorini, perché era a Vienna. Ah, sì, sì. Il congresso di Vienna. Può essere. Quindi la moneta corrente lì. All'epoca, certo. E fiorini, sì. Talleri, una cosa così. Vabbè. Così... Era di Maria Teresa, sì, erano talleri. I talleri, sì. Sì, talleri. Così alla nuova sfida rivoluzionaria essi rispondono come tanti bargelli con una taglia. Ma in Francia i democratici parlamentari, benché soli, non tacciono. La loro posizione irrita il carattere tirannico di Napoleone, che si precipita alla guerra. I consigli di Carnot non gli giovano. La demenza dell'impero lo riprende, così che invece di difendere la Francia, proclamandovi la libertà e la guerra nazionale, prende l'offensiva con 180.000 soldati. Sono 180.000 soldati, non è uno scherzo. Non è assolutamente uno scherzo. E questo è il primo, è la prima considerazione che dobbiamo fare. A Napoleone gli è mancata la cavalleria, c'è poco da fare. Lì lo sappiamo perfettamente, perché Napoleone lo disse a Sant'Elena e dichiarò
che Mira gli era mancato e la cavalleria era stata data a comandare a Ney, che si scrive Ney, si legge Ney, il quale finirà fucilato dai francesi e il quale non era uno capace di guidare la cavalleria, ha fatto quello che poteva fare. Queste sono cose che vanno sempre ricordate. Mirada, appunto, dal suo punto di vista, pensava di poter agire in parallelo con suo cognato, perché Napoleone era cognato di Mirà, e infatti lui attaccò, arrivò fino all'altezza di Ancona, dove fece la proclamazione dell'unità d'Italia, che non è poco, se non che poi ovviamente, siccome lui era veramente utile in quella battaglia, non c'era niente a fare, anche se giustamente si era mosso con intelligenza. Poi c'è l'altro. Voleva attaccare il Papa, questo era sicuro. Certo, la battaglia di Ancona è arrivata. È stata due volte la battaglia di Ancona, sì. nel 1815 e nel 1967. Certo. 1867. E adesso facciamo un'altra lettura che è importante e che riguarda la restaurazione, perché la restaurazione è veramente interessante. Vedi cosa dice qui: il grido di Ciro Menotti morente, non vi fidate a stranieri, doveva fra poco essere raccolto dal genio eroico del Risorgimento italiano. In che occasione era con Ciro Menotti? Quando l'hanno impiccato. Ah. E Ciro Menotti e il primo figlio di Garibaldi si chiamava Menotti. Un mio zio, fratello di mio padre, si chiamava Menotti. Ah, vedi. Cioè il cognome morì su una traslato su una, nome. Esatto. Morì su una mina in Romagna, allora. Ma nel 1943? 1945. 45. Ah, proprio alla fine. Proprio. Sì, andava a sminare. Ha detto, è vero, me l'avevi pure detto. E adesso cerchiamo quella importante capitolo che riguarda l'Italia della Restaurazione. Perché lo leggo? Perché dopo tutti questi sommovimenti, a un certo punto avviene la Restaurazione. E oggi noi viviamo nella permanenza della Restaurazione, perché chi legge quello che c'è scritto qui sulla Restaurazione del 1801, dopo la fine di Napoleone, capisce le coincidenze e le evidenze. 1801. Restaurazione. Dal 1801 al 1809, mi pare, c'è la Restaurazione. Dopo la caduta di Napoleone. Napoleone è caduto nel 1812. Napoleone, è la caduta finale è Waterloo. Ma era caduto prima. Sì, ma era caduto nel 1812. Però la restaurazione era avvenuta prima. Comunque, eccolo qui. Mi pare strana questa cosa. E lo leggiamo. La restaurazione è cominciata nel 1814. Attenzione. E l'anno dopo c'è stato... Noi conosciamo e abbiamo le date esatte di un... All'Isola d'Elba c'è stato 8-9 mesi, eh? Sì. Noi conosciamo le date, però non conosciamo i vari aspetti della restaurazione, che è una cosa differente. Cioè, non è che la fine definitiva di Napoleone con Waterloo... No, era partita prima, da quando è stato condannato all'esilio all'Isola d'Elba. Man mano si sono verificati delle riprese di potere, questo voglio dire, perché l'Italia all'epoca era divisa, adesso leggiamo, c'è scritto qui.
L'imperatore Francesco, gelida natura di tiranno, Cecco si era... Beppe. No, Francesco, Cecco Beppe è il nipote. Oh. Il nipote, sì, vabbè, ricordiamoci Cecco Beppe, sì, che poi diventerà l'imperatore, sì, della prima guerra mondiale. 50 anni dopo, 70 anni dopo. L'imperatore Francesco, gelida natura di tiranno. Ah, è vero, è diventato imperatore alla morte dell'altro pretendente al trono, del 1914. Sicuro che nel 14? 13 o 14? Ah, ecco, perché è quella... L'attentato di Sarajevo è stato 11. 1911, attentato di Sarajevo. Ah, è vero, c'hai ragione, c'hai ragione. L'imperatore Francesco, gelida natura di tiranno, si era affrettato a dichiarare coi delegati lombardi e col marchese di San Marzano, legato sardo a Vienna, che i lombardi dovevano dimenticare di essere italiani. Ma guarda un po'. Oh, queste sono le frasi che noi dobbiamo ricordare. La Costituzione, si può così chiamarsi, conceduta a Lombardo-Veneto, dichiarato regno, consisteva nel governo di un viceré e in due ordini di congregazioni provinciali e centrali, 17 le prime e 2 le seconde. Le congregazioni centrali si componevano di un deputato nobile e di un borghese, mandati da ciascuna Maria provincia. Teresa d'Austria era imperatrice ufficiale, ricordiamoci. Sì. Mandati di già dal 1730-35, quegli anni là. Mandati da ciascuna provincia e da ogni città regia. La città regge erano 13 in Lombardia e 9 nel Veneto. Non vi era eleggibile che possedendo un reddito annuo di 4.000 scudi in beni stabili, mentre per le congregazioni provinciali bastavano solo 2.000. Ineleggibili sacerdoti e pubblici funzionari. Gli eletti duravano in carica 6 anni, per le elezioni alle congregazioni provinciali ogni municipio proporrebbe un nobile ed un borghese, ogni congregazione provinciale trarrebbe da quei nomi la terna da proporsi alla congregazione centrale e il governo nominerebbe. Sì. Allora, volevo fare un'interruzione. Com'è che sono scaturiti le 5 giornate di Milano? Beh, le 5 giornate di Milano sono scaturite dopo questa situazione. Quello volevo legare. Ma appunto, quali sono le motivazioni reali? La rivoluzione nazionale parte in Padania. Dalla capitale della Padania. 1840. È quello che voglio... allora... Questo personaggio, Salvini, potrà essere fisicamente antipatico, ma rappresenta comunque la Padania, cioè un punto di riferimento e di aggregazione del popolo italiano. Possiamo dire quel che vogliamo, ma è così. E fin tanto che io sono abitato 3 anni a Milano, quindi conosco abbastanza bene. E fin tanto che continua così, noi avremo sempre una Padania che fa la sua politica. Magari in sordina, magari sotto traccia, magari al di sotto... In opposizione al regime. Magari al di sotto... Ma tu pensi che le cooperative ravennate, tanto per dire... quelle sono state vendute ai comunisti. No, secondo te si sono astenuti a commerciare con la Russia quando l'80% della vendita era in Russia? Ma assolutamente hanno no. Fatto hanno fatto la classica triangolazione. Certo, io vendo... A una delle repubbliche orientali la Manciuria, tanto che ditene una e quella vende la esatto, quella vende e quella compra e quindi non prendiamoci per il culo per è quello che sta succedendo adesso. Io la storia delle cooperative ravennate la conosco bene perché mio zio Matteo negli anni è stato il segretario delle cooperative, all'epoca si chiamavano fasciste,
ma fondate da Nullo Baldini, e Nullo Baldini è stato sempre segretario, anche lui, ai vertici delle cooperative ravennate fino al giorno della sua morte, anche durante la Repubblica Sociale, ricordiamoci. Allora, questo per dirvi, cari amici... Certo che i nomi strani nel Ravennate è proprio la norma, Nullo. Certo. Uno si chiama Nullo. Ah, l'arciduca Antonio, proposto al governo del regno Lombardo-Veneto. Esattamente. Sembrò, perché chi comandava su quel regno... Ma io non ho mai capito, ma perché questa delega al vice governatore, al governatore, quando c'era l'imperatrice lì a quattro passi? L'imperatrice è un'altra cosa. Dopo... L'imperatore e l'imperatrice... No, era la ex imperatrice, ex moglie di Napoleone, che se la faceva con i suoi vari amanti. Ma tanti, non qualcuno, tanti. Però questo non riesco a capire, perché dare una formula giuridica internazionale diversa rispetto a quella che potrebbe essere... Noi abbiamo la figura dell'imperatore, che è la vecchia figura dell'imperatore centralizzato in Austria, che è altra cosa dell'impero... austro-ungarico. No, quello è l'impero austro-ungarico. Dell'impero centrale, intendi dire? Sì, ma poi c'era l'impero... Bizantino. No, poi c'era l'impero... Russo. No, e c'era l'impero tedesco. Germanico. No? Appunto. Sono due cose completamente diverse. Del tutto casualmente nel primo conflitto mondiale ci fu l'alleanza tra l'Austria-Ungheria con la Prussia, ricordiamocelo. No, ci fu anche il corpo di spedizione tedesco-germanico al confine italiano. Oltretutto, certo. Alla fine, quando gli austriaci non ce l'avevano Quando i russi più, mollarono cioè, con allora, la pace sì, di Brest e liberato diciamo, una forza di invasione possibile e che e questi arrivarono in Italia, sono stati loro che hanno sfondato a Caporetto. Certo, certo. Però all'interno c'avevano anche i sovversivi arruolati con la forza ungheresi che tradirono sì. in massa sì. e che non sì, solo, ma preannunciarono Caporetto e nessuno certo. fece un cazzo. Certo, certo. Le spie sapevano le informazioni, le hanno date ai comandi generali italiani. Gliel'ho dato a Badoglio. Sì, è buono. Sì, appunto. Un grande genio strategico. Visto che era talmente bravo, l'hanno talmente recuperato poi anche nella seconda guerra mondiale. Appunto. Vai a chiedere perché. L'arciduca perché Antonio... ognuno gioca il suo ruolo, è tutto stabilito, anche la seconda guerra mondiale aveva i suoi direttori di scena, esatto. i suoi direttori occulti, i suoi esatto. registi occulti, che non sono quelli che ci raccontarono, anche esatto. quelli che sappiamo noi, perché alla fine dietro ci ritroviamo sempre i Rothschild in Germania, I preti in Italia. I preti in Italia con le varie ramificazioni e le loro alleanze con la massoneria. Quindi la guerra ha molti livelli esatto. di rappresentazione storica. Esattamente, e di conoscenza. L'arciduca Antonio, proposto al governo del regno, sembrò vergognarsene e si dimise. L'arciduca Ranieri, suo successore, meglio scelto dal Metternich, non intese che a far denaro, lasciando facoltà di ogni ribalderia ai governatori, che ne commisero siffattamente da indignarne persino storici tedeschi come il Gervino. Ecco l'astio che nasce contro l'Austria. Esattamente. In Toscana, il ritorno di Ferdinando III, al quale l'Austria aveva preservato il ducato, nel congresso, malgrado le insistenze del Labrador, legato spagnolo che lo pretendeva per l'ex regina d'Etruria, ricondusse il governo delle leggi leopoldine è vero. Contro ogni innovazione repubblicana e napoleonica. Secondo... Diciamo che era Ina. L'ex regina d'Etruria. Io non, il nome non me lo ricordo. È stata la regina è passata alla storia per una serie di cose che adesso non sfuggono anche a me, ma Ina è stato un personaggio influente molto importante. Ma chi Ina? Non hai detto la regina Ina?
No, l'ex regina d'Etruria. Ah, che avevo capito male io. No, appunto. L'Etruria era una creatura della rivoluzione napoleonica. E ci aveva messo una spagnola. Pensavo che era la regina Ina di Spagna. Ho capito, ecco. Ricondusse il governo delle leggi leopoldine contro ogni innovazione repubblicana o napoleonica. Secondo le tradizioni della propria casa, il Granduca fu mite e cominciò da un'amnistia generale, ma il suo concetto di uno Stato patriarcale, attenzione, senza né carattere né idee politiche, frollato nella mansuetudine di una vita di obbedienza e di comodi materiali, era forse più nocivo delle feroci reazioni piemontesi e napoletane allo spirito nazionale. Intendiamo che questa è una caratteristica che si è mantenuta nel Granducato di Toscana fin dai tempi dei Medici, che hanno sempre scelto un atteggiamento di apparente bonomia e liberalità, cosa che poi, se qualcuno andava a interferire nelle faccende governative, ti facevano immediatamente assassinare. Ecco, va ricordato che buona parte degli uomini di governo, no, perché queste cose hanno dei loro risvolti anche oggi, non a caso nella Toscana e nell'Emilia. Ma anche Etruria, ricordiamo. Ecco, esatto, affidata al Partito Comunista, che l'ha completamente depredata e nessuno lo dice. E ricordiamoci che appunto il voto che il popolo dà in Emilia, non in Romagna, ma comunque in Emilia e in Toscana, a quello che è... Inteso come la sinistra operaia. Sì, non è operaio perché è pretesca. Il PD nasce dalle corsole della Democrazia Cristiana, ricordiamoci. Comunque è sempre un ricordo della pseudo bonomia della Repubblica Fiorentina, della Repubblica o del Granducato di Firenze. Una polizia vigile ed estrissima, chiamata per ironia buon governo, vedi come certe cose, ora, Spadolini ritornano ciclicamente. Esatto, Spadolini, perché la gente non si ricorda un cazzo, grande, quindi rifiuta dopo due o tre generazioni se si ricordano qualcosa. Spadolini, grande conoscitore di Alfredo Oriani, tant'è vero che organizzò un convegno proprio a Ravenna su Alfredo Oriani, alla biblioteca Oriani, utilizzò questo termine del buon governo, prendendo in considerazione questo aspetto. Spadolini, attenzione, fiorentino, toscano, si richiamava al non buon governo. Non era profugo istriano lui? Spadolini? Mi sembrava assolutamente che... no. Però ci poteva essere era profugo istriano? No, assolutamente no. Sicuro? Vediamo. Te lo posso garantire, vediamo, al 150%. Vediamo. Nativo di Firenze, oh. Boh, vabbè, vediamo. Aveva fatto parte, tra l'altro, anche di quei giovani che scrivevano su quelle riviste che avevano come patron Papini, Prezzolini, questi qua. Una polizia vigile ed estrissima, chiamata per ironia buon governo, vi finì di avvelenare la pubblica coscienza insidiandone tutti i pensieri. Furono soppressi i monti di pietà, chiuse le scuole delle arti, richiamate al governo le nomine gonfalonieri dei priori, schiacciando così i resti della vita municipale. Patteggiata con Roma la sanatoria dei beni ecclesiastici venduti, riaperti molti conventi, ma ricusati i gesuiti. Il Fossombroni, il Corsini, il Frullani, nuovi ministri? Pierpaolo Pasolini. No, Pierpaolo Pasolini che c'entra? Non parlavi di Pasolini, Pierpaolo Pasolini? Ma io ne ho parlato. Per... Parlavi di Pasolini, oh. Ma no. Comunque, è di Bologna. Beh, lo so. Vabbè. Il nome per Paolo Pasolini è il nome dei conti di Ravenna, no? Io sto parlando... Parlavi di Pasolini prima, oh. A meno che non sia completamente rincitrullito, ma parlavi di Pasolini. Che andava a fare conferenze anche a Ravenna.
Ma certo che l'andava a fare, ma io sto parlando del capo del governo. Ah. Che ne ho parlato di Pasolini? Sì. Ah, allora. Mi è venuto fuori il nome Pasolini. Sì. Ho capito male io, forse, non lo so. Vabbè, andiamo avanti, dai. O chi è stato il capo del governo del Partito Repubblicano? Del Partito Repubblicano? Sì, e tu dovresti saperlo. Ma non è Pasolini, io... Appunto. È quel ciccione grosso. Eh beh, allora, di. Omosessuale. Sì. Oh. Che era anche allora. Professore all'Università di Firenze. Esatto. Questo è da Fiorentino. Allora io ho sì. detto ma non era Pasolini, tu hai detto Pasolini e mi è scappato il nome Pasolini. Hai detto Pasolini, invece questo no, come si chiama, porca miseria, che è stato anche capo del governo, che è stato capo del governo, che è stato ministro degli esteri, certo. quando c'è stato il caso di Sigonella. Porca miseria. Accidenti, non ci vabbè, comunque vabbè, abbiamo capito chi era, ma non è Pasolini. Ma assolutamente no. E tu hai detto Pasolini, mi è scappato. No, beh, vabbè. Allora è lui che ha parlato per parlavi di Firenze, ho detto, ma che cazzo, a me risultava addirittura che era profugo istriano. No, e invece il fratello è di Bologna. Il fratello fu ucciso dai comunisti. Ah, ecco. Sì, adesso mi sono ricordato. Allora, dai comunisti titini della DC, italiani della DC, cattolici, no, erano i cattolici, erano l'ala cattolica dei titini che operavano in Italia. Erano comunisti e uccisero il fratello che era un partigiano di destra, di centrodestra. Insomma. Beh, che te stavo dicendo io? Il centrodestra, lui era della DC, il fratello. Beh, non poteva essere della DC. Vabbè, non era la DC, non esisteva, ma insomma, democristiano. Sì, ecco. Vabbè, erano... Sì. Cattolico, diciamo sì. così, ecco, della fazione... Allora, io sto parlando... partigiani cattolici, sì. ecco. Oh, ma guarda che tremendo, non Pasolini, porca miseria. Comunque finisce Nini. Sì. Allora, era lui che ha per la prima volta parlato di buon governo relativamente al suo governo. Ecco il buon governo. Spadolini. Spadolini. Non Pasolini, Spadolini. Ecco, un lapis è venuto. Ecco da dove nasce il concetto di buon governo, tanto reclamizzato da Spadolini, che nasce appunto dall'equivoco della restaurazione in Toscana, dove la polizia veniva chiamata buon governo. Eccola qui. C'era un episodio del libro Cuore che parlava di Firenze e di una storia che riguardava anche l'ordine pubblico. Non l'ho presente. Era qualcosa di rivoluzionario. Non l'ho presente. Del libro Cuore. Non l'ho presente. Del libro Cuore spesso noi confondiamo anche con Pinocchio. No, libro Cuore. Era il libro Cuore. Ricordiamoci e concludiamo. E con questa noi concludiamo questa nostra chiacchierata. Lo riprenderemo. Perché dobbiamo anche parlare di Re Vittorio tornato in dalla Sardegna in Piemonte, adesso lo diciamo. Re Vittorio Emanuele I, tornato dalla Sardegna, nella quale dimorando 8 anni non aveva procurato miglioramenti di sorta, quantunque la condizione del paese, senza strade, senza commerci, con le terre incolte per difetto di bestiame e soggette, quelle dei poveri a servitù di pascolo e ad imposte esorbitanti, mentre quelli dei ricchi e le città ne erano esenti e il clero dissanguava le popolazioni già esangui con le decime, fosse miserrima, non recava che odio alla rivoluzione di una mente chiusa e da ogni idea moderna. Vile e superstizioso, vano e implacabile, circondato da ingorda aristocrazia, si accinse con un corteo di fantasmi a ricostruire il passato. Quindi ristabilì la dignità e i dignitari del 1708,
prendendone i nomi nel vecchio calendario del Palma Verde, abolì le ordinanze dei francesi, ripristinò la nobiltà, le commende, i fidecommessi, le primogeniture, i fori privilegiati, gli uffici di speciali e di causidico, le sportule per i giudici, l'interdizione dei protestanti, i distintivi degli ebrei, le procedure segrete, ogni tortura, dando forza retroattiva all'editto 21 maggio 1814 che richiamava la Costituzione del 1770, turbò le persone e i patrimoni, annullò i matrimoni contratti civilmente, cassò gli affitti non cessati nel 14, sbandì i francesi stanziati nel regno dopo il 1796, trattò di chiudere la vita la via del Moncenisio e di abbattere il ponte sul Po, perché costruzioni francesi, destituì 25 professori di università nominati dalla Francia e di demenza in demenza richiamò alle bandiere i coscritti nel 1800, supplendo con l'ingaggio ai morti e agli invalidi, ipoteche, riforme amministrative, regolare graduazione di giudizi, tutto fu cancellato. Imposti i comandanti militari alle province con giudici mal pagati e costretti a vivacchiare con le sportale dei litiganti. Sola istituzione napoleonica è conservata la polizia, ma affidandone a gendarmi feroci ed irresponsabili. Non più sovranità di legge, lettere regie limitarono contratti, ruppero transazioni, annullarono sentenze per arricchire la nobilaglia impoverita. Infami e brogli imperversarono fra iattanze militari ed aristocratiche, al di sopra delle quali l'implacabile egoismo del re faceva pensare alle peggiori mostruosità dei governi orientali. La cosa giunse a tale che i governi di Francia, d'Inghilterra, persino di Russia, ne fecero rimostranze consigliando a Vittorio Emanuele un temperato regime costituzionale. Ma solamente il minaccioso dilatarsi dell'influenza austriaca arrestò questa pazza nazione del Piemonte e persuase al re la necessità di ordini più vitali. E con questo io chiudo, perché vi faccio vedere che cosa significa restaurazione, soprattutto vista nell'ottica dei Savoia. Quindi noi, se dobbiamo parlare dei Savoia, non dobbiamo vedere soltanto al ballerino contemporaneo e men che meno a altri personaggi più o meno fantasiosi. Dobbiamo riferirci sempre a che cosa hanno fatto i Savoia quando hanno avuto mano libera nella loro restaurazione. Dopodiché io concludo. Bisogna ricordarsi sempre che l'attuale capostipite, capo famiglia, diciamo così, in questo momento è Vittorio Emanuele IV, che fa come l'attività primaria, principale, mercante d'armi. Ecco. Quindi questo per dire è ben accreditato, eh? È probabilmente uno di quelli che vende le nostre armi all'Ucraina, certo. Potrebbe essere tranquillamente lui. Certo, una maniera per accontentare i monarchici. Esatto. E quindi, insomma, la situazione della restaurazione è comunque una situazione emergenziale, ma diciamo continuativa nell'arco dei secoli, perché queste restaurazioni, trame sotterranee per imporre una guida piuttosto che un'altra, è messa in atto per qualunque tipo di diciamo predecessore, da chi ha per esempio finalizzato tutto alla Borbonia, diciamo così, sì, all'entourage dei Borboni che dominava su tutta Europa per un certo periodo, oppure addirittura anche dei Napoleonidi,
no? I sì. bonapartisti, che anche loro, a partire dalla decadenza di Napoleone III, ecco, hanno continuato continuamente a ordire trame fino a inizio del Novecento. Napoleone III, che aveva chiamato al governo tutti i suoi parenti, ha ripristinato nel vero senso della parola il napoleonismo, tant'è vero che ovviamente ha avuto moltissimo seguito fin tanto che non è stato bastonato nel 71 70-71 nel 1871 dall'aggressione prussiana di Bismarck, che confaceva gli interessi degli inglesi. Anche lì, beh, una Francia debole automaticamente rappresenta un'Inghilterra potente, più potente. Esattamente. Ricordiamoci sempre che questa non è una novità, l'antagonismo fra Francia e Inghilterra, ma arriva dall'impero, dalla prima conquista di Cesare a quella successiva un po' più seria, dovuta a chi era? Nerone. Può essere no, Nerone. Non so Nerone. Quello dopo il 50 dopo era Cristo. Cosa? Era un imperatore molto noto. Vabbè, un momento della mesia. E quindi ecco, da quel momento lì c'è stata questa dicotomia che poi si è sviluppata in maniera completa e attualissima a partire dalla conquista dei vichinghi, dei Manfred Mann, diciamo così. Mi confondo, sì. Il nome di Manfred Mann, che era un gruppo rock degli anni sì. 60. Lì, con sulle navi dei vichinghi. Gli uomini del nord, come si chiamavano? Uomini del nord. Non te lo so dire. E non me lo quelli che, i normanni, ecco. Quindi le conquiste normanne dell'Inghilterra che facevano tanto interesse. Le conquiste degli inglesi sul territorio chiesa. Francese, motivo per cui attorno al 1350 c'è stata il clou della guerra franco-inglese, certo. Per la conquista della Normandia anche, ma non soltanto, anche del canale della Manica, il controllo del canale della Manica. Quando dobbiamo esaminare le questioni contemporanee, dobbiamo sempre ricordarci che la Germania, se deve scegliere di stare negli interessi degli inglesi, non fidarsi della Germania mai, perché farà sempre gli interessi degli inglesi, potendo farlo, è chiaro, dovendo scegliere farà sempre l'interesse degli inglesi. L'esempio classico è stata la Germania di Hitler, lo ripeto per l'ennesima volta, che quando aveva in mano l'Inghilterra decise di suicidarsi attaccando la Russia. No, aspetta, di più. Incredibilmente, questa notizia non so se già qualcuno la sa, io già l'ho detta in altre occasioni, ma i famosi Messerschmitt, sì. Aerei d'attacco e da bombardamento, sì. Tedeschi, famosissimi, passati la storia per mille motivi, che attaccavano anche l'Inghilterra, in realtà erano forniti dei motori Rolls-Royce, sì. Inglesi fino al 1942. Esatto. Perché c'erano i contratti in essere, dovevano esatto. mantenere i contratti. E come oggi, anche oggi, i contratti prevalgono sugli interessi delle nazioni. Certo. A tutt'oggi ci sono dei contratti, contratti dalla Russia, che sono quelli che sono e sono rispettati da tutti. Ma infatti, perché il mercante comanda sul governo. Infatti Putin stava rispettando la fornitura del gas, nonostante le formali sanzioni. Sanzioni, esatto, nonostante le sanzioni fatte dalla NATO, dall'Europa e tutti quanti annessi e connessi, loro continuavano a pompare il gas. Che cosa hanno fatto? Hanno fatto intervenire la longa mano, non si sa di chi cazzo sia, ha distrutto tutti e due gli americani gli americani che devono vendere. Ma certo, gli americani ieri ci hanno venduto pure la supernave che trasporta sì. il gasificatore, ma io sì. dico, ma sono proprio scemi col botto. Cioè, uno dice sono proprio scemi col botto. No, hanno fatto dei contratti e quelli li devono rispettare. Certo. E questo è il discorso. Cioè, il gasificatore costa 10 volte di più di quello che costerebbe
a pompare il gas dall'Adriatico, certo. e dove ci sono tutti i castelli ancora, c'è una... inglesi, la British Petrol, la Liquigas, non la Liquigas, come cazzo si chiamava? Era la Liquigas, non c'è più la Liquigas. Come si chiamavano? E si chiamava era la Saro, la Liquigas. Sì. Adesso non c'è più, tant'è vero che uno dei terminali era proprio a Ravenna. Certo, la Saron, che non sappiamo. No, ma c'è quella la famosissima dinastia inglese che aveva finanziato... La Shell? No! La dinastia della Shell? No, c'ha un nome che incomincia con la L. Sono Lord anche loro. Che finanziò le ricerche in Libia... Ardito Desio, che andava a fare ricerche ufficialmente per il fascismo, in realtà lavorava pure per il